Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su The Binding of Isaac Afterbirth. In questo episodio tentiamo di completare i post-it dei vari personaggi. Nello specifico ho già deciso che lo farò con Maddalena perché è quella a cui mancano più cose. E direi innanzitutto di iniziare. Allora, devo dire, a parte che sono già in corso The Lost, cosa che non mi piace particolarmente, ma vabbè. Devo dire che la sconfitta di Mega Satana con The Lost del precedente episodio ha un pochettino sbloccato la serie per quanto mi riguarda, nel senso, la vedevo come vero ostacolo per quanto riguarda un completismo nel più o meno breve termine. Breve termine si parla comunque anche di una decina di episodi in caso, ma... Quindi sto iniziando a pensare, a parte che c'era anche la stanza del boss, non l'avevo vista. Quello si intende, quello significa essere molto attenti, comunque sia, dicevo. Quindi sto iniziando a pensare cosa fare una volta che il completismo l'abbiamo fatto, ovvero abbiamo sbloccato tutti quanti gli achievement e quant'altro. Di cui effettivamente l'ultimo 1001 di fatto significa aver completato ogni singola cosa esistente nel gioco. Oh, ragni blu. Relax, mi va bene. E... Tears Down, che non va per fatto. Bene. Voglio tra l'altro anche l'oggetto. Quindi stavo pensando, se no continuo a distrarmi, non affitto più... Non arrivo più al punto della questione. Di fare un sondaggio sulla pagina Facebook del canale, che potete trovare in descrizione tra l'altro. Così magari sento anche le vostre opinioni a riguardo. Ovviamente non vi dico che quello che dite faccio, però prenderò comunque in considerazione la cosa. Metto varie opzioni e vediamo. Perché comunque ricordo sempre che la serie è per voi, è vero, deve intrattenervi e tutto, ma io devo farla, quindi non posso fare qualcosa che mi rompe veramente tanto le scatole. Penso sia anche abbastanza ovvio, un conto è fare uno speciale una volta ogni tanto di qualcosa che mi scoccia, un conto è prendere un impegno continuativo, è tutta un'altra storia. Penso che mi capiate da questo punto di vista, no? Muori. Olè, dai, morite. Morite, por favor. Sì, se state entrambi dallo stesso lato sono più contento, bravi. Comunque questo... Tapeworm dovrebbe allungarmi il range di tantissimo. Oh, è il basement 1. Ah, ok, dicevo, non trovavo la stanza del power-up. Iniziavo un po' a preoccuparmi. Tra l'altro, col fatto che abbiamo la Curse of the Lost, non so neanche quanto sia sensato continuare a esplorare, visto che poi mi perdo completamente. E sì, mi conosco abbastanza da sapere in due tra. Ma tanto, tanto. Chiave, ottima per il prossimo piano. E vediamo cosa c'è qui. Infestation Shot. Che è l'effetto di Infestation 2. Adesso i nostri colpi dovrebbero... Perché sono andato sotto? Devo andare sopra? Sono un cretino. Dicevo, adesso i nostri colpi dovrebbero... far spawnare dei ragni blu ogni tanto. Non mi ricordo quanto sia lo spawn, la chance, ma dovrebbe essere basato sulla fortuna. Ok. Ed è una bella cosa, secondo me, poter esplorare sta roba. Anche perché credo mi saranno d'aiuto se arrivo... E sì, metto il se... Se arrivo da The Ash. Che non c'ha mai... Che non c'ha il D nel nome, ma io continuo a mettercelo perché... Sì. Sì, mori. Bravissimo. One make you larger non mi interessava. Vabbè, adesso andiamo a fare il boss e via. Che abbiamo trovato praticamente all'inizio. Tra l'altro, una cosa che non ho detto... Vedete, trovo tutta roba che non ho detto. È che ci manca il ramo satanico e il Ash e Mega Satana. E Mega Satana può essere un problema perché o investo tempo nel... Dicevo, o investo tempo nel trovare la chiave o investo tempo nel sbrigarmi. Difficilmente le cose mi vengono assieme. Ok, muori. Ogni volta che ammazzo qualcosa spona? Spona ragni? A me va bene, E bravissimi, vi ho fatto saltare in aria carestia. Dai. Muori. Perfetto. Ball of Bandages. E si scende. Ball of Bandages non mi sorprende perché i cavalieri d'Apocalisse possono troppare due cose. O quello, o Cube of Myth, quindi. Olè, no, no, morite. Vorrei avere un bel aumento di danno, perché così facendo indirettamente tutti quanti i miei ragnetti ne beneficiano. Però... buono, buono. Buono. Ah, io non ho capito se soltanto uccidere fa spawnare le cose o anche danneggiarli. E tuttora non l'ho capito. Va bene, andiamo. Giù.
L'ho detto, e anche tu. Muori. Gracias, si va avanti. Sacrifice room, ecco. Vabbè, iniziamo, dai. Uno. Due. Tre. You feel blessed. Ho aumentato le chance di avere un patto con l'angelo a fine piano. Cosa molto comoda in realtà, se ci pensate, perché patto con l'angelo vuol dire che potremo trovarlo anche al secondo piano. E non è malaccio. Se riesco addirittura a avere il... a convocare, sarebbe meglio dire, gli angeli in quella sacrifice room, è ancora meglio, però non vorrei ci pretendere troppo. Dai. Perfetto. Cosa c'è qui dentro? Big fan. Che di fatto è un... questo lo voglio. Che di fatto è un... è un blocca danni, letteralmente. Muori, grazie. Buon andato. E anche tu muori, 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 muori. Gracias. Un altro cuore. Bello. Uno qua. E uno qua. Non li raccolgo perché poi se devo usare la Sacrifice Room è tutto inutile. Penso che ve ne rendiate conto. Affrontiamo il boss. No, affrontiamo prima... la Sacrifice, dai. You feel blessed ancora di più. E qua possiamo iniziare a sperare in un patto con l'angelo direttamente dal boss, no? Magari evito di usare la sacrifice ancora di più. Uno. Due. Ecco, ho anche un'altra roccia segnata là sotto che non so bene come usare, ma la userò probabilmente. E boss, che è tra l'altro il simpaticissimo, ma neanche più di tanto, Loki. Sì, buonanotte, Little Horn. Bello che quando... e quando esplodono gli oggettini mi fanno comunque spawnare il... Ma sì, no, no, potevi rimanere lì. Ma dai. Potevi morire e basta, tranquillamente. Allora, speedball. Non ho ottenuto il patto che volevo. Cosa che mi secca abbastanza. Allora, momento, momento, momento. Soldi. Bombe. E niente. Allora, io insisto leggermente con la sacrifice a questo punto. Sto spendendo tempo, ma che ci posso fare? Che mi ha mandato nella Angel Room, quindi tutto sommato ho ottenuto comunque quello che volevo. Non nella maniera in cui lo volevo, ma ho ottenuto quello che volevo. Dai. Ho un terrore assoluto del riuscire a farla sta cosa, però... A parte ho ottenuto un all start up grazie all'aureola. Che è buono e giusto come power up, eh. Sto dando, non lo devo prendere. Ok, non fa la cosa X, lo fa soltanto davanti a sé. Dai. Sì, vabbè. Comunque ho ottenuto questo grazie al fatto che ho aumentato la chance di un patto con l'angelo. Se no sarei finito nella stanza del... di Satana, non questa. Dai. Non sono sicuro se questo può sparare il raggio laser dalle spalle. Preferirei non scoprirlo, però. Magari devo impararmi bene i pattern prima. Di tentarli, di tentare la sorte che sto qua. Dai. Muori. Per favore. Non voglio prendere altri danni contro di te. Sei morto. Mi ha dato una chiave. Perfetto. Si scende. E... sono riuscito a fare quasi tutto quello che volevo. Praticamente. Andiamo. Anche perché ho impiegato già 8 minuti per... sto ancora qua. Che non è bello. Allora, Caves XL. Questo significa che, ahimè... avrò dei problemi. I problemi li avrò precisamente perché non ho... ecco qua la seconda chiave. Dico perché ho... essendo un piano XL, soltanto... è un piano unico, ma che può avere... cioè sono due piani fusi in uno, ma che possono avere un solo... una sola stanza del power up dell'angelo.
Quindi avrò una chance in meno rispetto al normale di ottenere il secondo pezzo della chiave. E sì, l'ho vista veramente vicino anch'io, quel coso. Ho avuto il potere della speranza e mi è andata bene, però in realtà. Ecco. Morite, morite, morite. Oh, c'è una cosa, intanto ammazziamo te. Che sei estremamente seccante. No, eh. Ma sono champion entrambi? No. Sono io che ci ho, che ho le traveggole. Ho preso danno, tanto per cambiare. Cosa che abbasserà le mie chance del patto. Senza considerare il fatto che sto impiegando un tempo interminabile a uccidere sto coso. Non voglio prendere quella batteria, non voglio prendere quella batteria. Alleluia. Scendiamo di qua. Per favore. Ecco, e ho sacrificato praticamente il patto con Satana, si può dire. O con l'angelo. Che dir si voglia, va bene. È la stessa cosa dal mio punto di vista. E via. Non posso neanche più entrare nell'arena. Che era quello che stavo per fare. Dai. Uno può stare qua dentro a prendere tutto sto tempo, questi cosi. Ogni volta. E c'ho anche il danno leggermente aumentato, eh. A parte leggermente veramente perché sono passato da 3,5 a 4. Ok. E meno male che mi sono dato una mossa. Noni. Non so neanche se è meglio puntare su Ash o su Mega Satan a questo punto. Perché difficilmente potrò farli entrambi. Se ne posso fare solo uno, conviene che mi sbrigo per arrivare ad Ash, che insisto, quindi spiegando più tempo. Per ottenere l'altro pezzo della chiave, mistero. Magari. A me non dispiacerebbe avere una forza maggiore per uccidere prima sti cosi, avere ragni che fanno più male di quanto facciano. Sapete, no? Le solite cose. Maggie. È tempo di distruzione? No, non sembra molto incentivata alla distruzione, Maggie. Ok. Olè. Muori, 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 muori. Muori, muori. Muori anche tu, per favore. No, troll bomb del cavolo. E anche last. Ma dai, mi volete veramente perdere tempo allora. Poi soprattutto quei ragni blu che se la rendono veramente comode, eh. Perché le mosche blu fanno meno danno, ma tendono a essere più compatte nell'attacco e tutto quanto. I ragni blu proprio. Sì, prima o poi si fa la cosa. Molto all'italiana, eh. Dai. Ho trovato il boss. Quindi quello è già qualcosa. Però non ho trovato nessuno dei due power up. Eh sì, ce ne sono due qui e non ne ho trovato nemmeno uno. Muori. Muori. Olè. Si va. Eccone già uno. E già la run comincia a essere meno seccante. 2, 3, 4 e uccide il champion. Grazie. E qua dentro c'è Magnetic Tears. Ho fatto una cavolata immensa a prenderli. Ma ormai l'ho fatta, quindi andiamo avanti così. Ora le mie lacrime attrarranno i nemici. Sì, è una cosa bellissima, non è vero? È talmente bella che ci hanno fatto una challenge apposta con le Magnetic Tears e le Anti-Gravity Tears, che è Waka Waka, per chi non l'avesse riconosciuta. Dai. Chi non avesse riconosciuto la descrizione, si intende, eh? Ok. E niente, ancora niente. Buono, buono. Tanto lì non ho preso danno per pura fortuna, visto che non mi era accorto che avevo il percorso bloccato alle spalle. Ho tentato di schivare. Beccandomi un danno in faccia. Muoni. Ti prego, io anche sto secondo oggetto. Chiave. Sì, vai. Ancora nada? Ancora nada, a quanto pare.
Io non mi ricordo se c'è un caso in cui le Magnetic Tears sono comode. Io mi ricordavo facessero anche un aumento di qualcosa, Tears. Non mi pare però, eh. Sono soltanto una seccatura praticamente. Forse col Brimstone. Nel senso che se viene attitato verso il Brimstone, capisci che. Sono cavoli. No. Mi sono appena accorto, cioè no, ne sono accorto proprio adesso, che abbiamo due orbitali. Che di per sé significa avere una buona resistenza, non voglio dire immunità perché immunità non si ha, ai danni dei proiettili. Poi abbiamo due orbitali anche abbastanza grandi, anche se uno è estremamente lento. Dai, muori. Grazie. Ho ottenuto che si continua ad andare avanti. Ok, ho preso un danno veramente imbecille. Alza la testa, alza la testa, alza la testa. Grazie. Ricarica e. Ok, sta cosa è un pochettino seccante, eh. Penso sia l'XL, il panno XL più lungo del mondo, ho trovato. O forse il peggio dislocato. Perché credo che la lunghezza sia pressa poco identica. Muori. Grazie. Oh, la Golden Key. Allora, You Feel Blessed dovrebbe darmi uno scudo random quando gli fa comodo a lui. Cosa che a me non piace. Sì, sono entrato nella stanza sbagliata. Questo non è colpa del piano, è colpa mia. Falli esplodere tutti. Tutti, ho detto. Grazie. Ora, a sto punto, tanto ormai ho il passepartout tutto. Esplodi, esplodi anche tu. Chiave. Sto cercando lo shop, se non si fosse capito, visto che ho il passepartout e 19 monete. Però, effettivamente l'ho solo pensato e non l'avevo detto, quindi ci può stare che non abbiate capito. Dove sei? Qua sotto. E trovato lo shop. Non credo di trovarci niente di che, però. In realtà ho questa vaga speranza. Vana. Non vaga. Vana speranza di trovarci Hivemind. Che mi cambierebbe la lana, probabilmente. Che se. Vabbè, è inutile stare a spiegare cosa farebbe Hivemind finché non lo trovo. E infatti non c'era Hivemind. Allora. Facciamo saltare noi a te. Poi prendiamo te, che non mi ricordo che effetto hai qui. Il pigiama. Che sono tanti cuori di fede. Un altro cuore di fede che non posso prendere e si va avanti. E boss, pestilenza, quindi avremo un cubo di carne. No, avremo un ball of bandages di secondo livello a breve. Uno. Magari anche lo schivo. Ma mi spiegate come si schiva pestilenza in una stanza del genere. Soprattutto se ha già spawnato roba. Mi ha tolto due cuori di fede, eh? Scherzando e ridendo il buon pestilenza. E a breve me li toglierà tutti, credo. Dannato. Secondo boss, che è Mega Fatty. Che, ahimè, non spawna niente, nessun nemico che io possa poi trasformare in ragni. Ah, però adesso abbiamo Ball of Bandages che quindi, oltre a mettergli lo Charm, è anche una fonte di danno extra. Non spacca i culi, però. In fin dei conti. È sempre un aiuto, no? Notate quanto stiamo andando lenti. Sono a 18 minuti e sto ancora facendo le caves. Per favore. Vai. Oh. Bello. Vai. Non posso velocizzare la cosa più di così. Cioè, potrei sparando, che so, una bomba o altro, ma francamente preferisco tenermele per il boss. Eh no, per il boss. Questo è il boss. Per l'Engine Room. In cui può essere più utile effettivamente farlo, eh. Se non credo ci sia un Engine Room, è infatti. Placenta. HP up e rigenerazione.
E qui invece un oggetto di gatti e la Goated, entrambi oggetti che vorrei in maniera atavica, però non posso prendere perché mi impedirebbe di andare. Vieni qua. No, mi stai prendendo in giro, vieni qua. Mi impedirebbe di trovare un patto con l'angelo. Ah, Depth 1. Ah, diciamo che ormai credo che Ash sia praticamente da dimenticare. Avevo tanto. Un cuore. Vattene, va. Questo lo voglio. E si continua. Oh. Continua a dimenticarmi che questi si teletrasportano. Cosa non molto bella dal mio punto di vista, perché per me teletrasportarsi significa che questi qua praticamente possono prendermi alla sprovvista in una maniera molto brutta. Dai. Dov'è adesso? Ah, per là sopra. Champion del cavolo, grazie. Si ringrazia i ragni blu per la gentile collaborazione. Adesso continueremo da soli. Anche perché non ne sto spawnando abbastanza da fare praticamente niente. Chiave che non posso prendere. Si va oltre. Shop. E danno preso. Cavolo. Una, due sono andati. Andato. Dai, manca soltanto questo. Qui una capatina allo shop, però ce la faccio uguale, anche se non ho tutti i soldi che servirebbero. Perché sia mai che trovo qualcosa di figo. Non c'è qualcosa di figo, però poteva esserci. Dono per aumentare le chance di un patto con l'angelo. Non mi interessa mettere un centesimo di più. Però un cuore di fede lo prendo volentieri. Pensavo fosse dell'altro tipo. Non avevo riconosciuto il tipo di ragni. Non pensavo fossero quelli laser. I ragni laser non penso abbiano un altro senso al di fuori di questo gioco. Andare dal boss. O continuare a cercare la stanza del tesoro. Io direi di andare dal boss. Perché fin tanto che ho i cuori di fede posso sperare in un patto. Dopo si inizia a essere più difficile. Mostro 2. Tanto Mostro 2 è un ottimo nemico per noi. Perché Mostro 2 possiede la peculiarità, che qua tanto peculiarità non è, di spawnare degli alleati. Che noi possiamo uccidere e far spawnare le ragni blu. Quindi in un qualche senso malato Mostro 2 ci può aiutare. Dai. Anche se in realtà sto facendo un casino con le Gravity Tears. Muori, muori. Dai. Muori. Altro danno preso. Se prendo altri due danni mi gioco, diciamo, il patto. Che è il motivo per cui ero venuto qua. Muori, 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 muori. Muori, muori, muori. Per favore. Ribadisco, per favore. Ti pare che non riesco a uccidere Mostro 2? Dai. Morto. E non ho trovato il patto. HP up e luck up. Cavolo. Tutta sta fatica per niente. Dannazione. Chiave si va. Tanta di questa vita. E non ce ne faccio, e non me ne faccio niente, eh. Bello è quello. Continuiamo a cercare. Batteria. Non mi interessa, però. Batteria è.
Muori. Morite. Tutte e due, Hollow. Perfetto. E un'altra bomba. Ne ho avuto una sola. Buono averne un'altra. Chiave. Sì, chiave, quello di carta che è The Magician. Non me ne faccio praticamente niente, ma... Non avevo visto minimamente che c'era qualcosa. Sono andato proprio tranquillissimo. Ho trovato un passepartout. Non capivo da dove venisse il suono, in realtà. E Lasty Blood. Questo è comodo. Questo probabilmente è un oggetto molto utile. Sia per lo scontro con Ash che con chi che sia. Questo danno potevo risparmiarmelo. Sto diventando dislessico. Olè. Anche questo potevo risparmiarmelo. Vabbè dai, andiamo dal piano successivo. Allora, perché mi sono agitato tanto per il Lasty Blood? Perché il Lasty Blood permette di fare una cosa molto interessante, ovvero più uccidiamo in una stanza... In teoria non so perché non me l'abbia fatto. Ok, me l'ha fatto in maniera ritardata, non so perché... Più il nostro danno aumenta. Ovviamente questo viene resettato a uccidere la stanza, è vero, però... È veramente abbastanza un power-up figo, che ricalca la... il Bloodlust originale di Sansone, che è stato modificato, chiamiamolo così. Anche se in realtà è stato nerfato e basta. È stato nerfato quando siamo passati da Isaac originale a Rebirth. Dai. E già ho preso danno, eh. I miei sogni di patto già se ne stanno andando. Anche, credo che anche se si suicidino in realtà contano come nostre kill. E vorrei farvi notare il fatto che man mano che noi uccidiamo nemici, i nostri danni, anche i nostri danni diventano più forti. Oltre a considerare il fatto che di solito uccidendo i nemici spugniamo anche ragni. Buono. Muori tu. Perfetto. E boss, di già? No, io a questo punto il patto... No, il patto, volevo dire il... Il giretto me lo faccio, tanto ormai Ash sono andato fuori tempo. Però ho ancora qualche chance per Mega Satana. E se ci arrivo voglio essere abbastanza forte da fargli il culo. Cosa c'è qui dentro? La zampa di Gappi. Non credo mi servirà, però è bene sapere che... cioè, è bene averla trovata in realtà. Perché comunque la zampa di Gappi significa che lentamente... Ma ci stiamo avvicinando a una trasformazione fottutamente OP. Anche se prima ho già rinunciato a uno dei pezzi di Gappi, eh. In realtà ho notato che Mega Satana castra parecchio. Mi castra parecchio, perché... A parte il banale perché sì, no? Perché praticamente significa rinunciare ai fatti con Satana, perdere tempo, tante cose significa. E nessuna di queste è bella. Andiamo. Momento. Soldi. Perfetto. La zecca non la voglio. La zecca abbasserebbe il danno. No, abbasserebbe la vita ai alcuni boss, però non la possiamo più togliere. Preferisco essere un po' più elastico. Dai. Perché ho recuperato vita? Probabilmente grazie alla placenta che mi dà la rigenerazione. Ecco, mettiamoci un po' qua. Vabbè, tanto non siamo questi. Tanto ormai abbiamo capito che Ash non si fa. Sì, sto avvicinando il forziere lentamente. Molto lentamente. Un po' meno lentamente. Dai, dai, accelera, accelera. Vedete che a volte sono utili queste lacrime? Le Magnetic Tears. E non ne vale la pena starsi a sbattere tutto il tempo per far avvicinare questi. No, vabbè, scendiamo e basta. Ci impiegherei degli anni a farla avvicinare a botte di Magnetic Tears. E... oh. Tuo Spade. Raddoppia le chiavi. E altri nemici vari che spero faranno una brutta fine relativamente fretta. Dai. Dai.
Dai, grazie. Abele, manco morto. Questi sì. Sono un aumento di danno forte e in più le nostre lacrime in teoria dovrebbero avere la forma di alcuni chiodi e spingere più lontano i nemici. Nella pratica credo che le Magnetic Tears abbiano sovrascritto l'estetica, però non credo abbiano sovrascritto anche l'effetto. Presa. Presa. Morite. E basta. Andiamo a affrontare il boss. Ho ottenuto l'ottenibile. Andiamo a affrontare il boss nel tempo in cui dovevamo stare due piani più in basso, praticamente. Perché questo qua dovrebbe essere il piano. No, il piano. Dovrebbe essere. Vabbè. Uno. Due. Dicevo, dovrebbe essere il tempo in cui sconfiggiamo Eclipse. Non mamma, però. Che ce la possiamo fare? Ok. Maggie contro mamma, ovviamente. Io sto aspettando che evochi cose. Perché ovviamente più evoca e più io uccido, più divento forte. Questo penso sia uno dei pochi casi in cui sono molto contento di mandare le cose un pochettino più per le lunghe. Il nostro danno a quanto sta adesso a 9. Abbiamo 9 di danno. Non so se vi rendete conto di quanto sia. 10 e mezzo di danno. Ora, se riesco anche a usarlo per colpire sarebbe meglio, però. Dai. Muori, 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 muori. Ah, penso di aver cappato il danno raggiungibile con l'Asti Blood. Però comunque partire da 6 e arrivare a 11 quasi non è malaccio, eh. Gli ho anche messo il veleno perché ho il virus e mi ha tirato un calcio in faccia, quindi il mio danno da contatto mette veleno. L'unico peccato è che, allora a me serve il negativo e poi serve il Woofer. No, il Woofer serve sempre. Allora. Uso anche dei Magician e andiamo di cattiveria. Notare come va più giù velocemente rispetto al collega, all'esimio collega. È vero che ho usato dei Magician per far andare a segno colpi che sarebbero stati mancati, però bisogna anche dire che sto facendo un buon lavoro a danneggiarlo abbastanza. Avrei preferito che spawnasse almeno uno un compare, eh. Questo danno lo dovevo evitare. Muori. Ho ottenuto tutta la chiave. Ho recuperato anche il coso. Visto che muore non mi servono più le bombe. No, le bombe. Più far esplodere le cose. Posso usare le bombe più liberamente. Allora, siamo a 31 minuti. Abbiamo finito, mamma. Però abbiamo ottenuto la chiave intera e il Woofer, che significa che, tanto abbiamo ottenuto giusto in tempo il Woofer, eh. Il Woofer fa sì che tutti i danni siano sempre da mezzo cuore. E visto che arrivati al Womb tutti i danni diventano misteriosamente da un cuore, è il momento perfetto per averlo ottenuto. Visto che adesso è come se avessimo il doppio della vita, praticamente. Dai, tanto se l'avessimo avuto quando cercavamo di fare le cose con le Sacrifice, anche lì avremmo potuto usarlo il doppio delle volte. Andiamo. Dai. Notare come in una stanza. Non ho visto la carta rossa. Dicevo, notare come in una stanza ammazziamo cose perché ci aumenta il danno. Questo fa spawnare. Questo non devo farlo. Neanche quello devo farlo. Dai, muori, 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 Loki. Bravo, Loki. Dicevo comunque, noi entriamo, facciamo danno, uccidiamo cose, fa spawnare ragni, nel mentre i ragni diventano più forti e probabilmente qualche ragno sopravvive alla stanza, praticamente. Quindi la stanza successiva. Abbiamo già qualche ragno che iniziano il processo di potenziamento nostro uccidendo i nemici. Ha un senso, è un po' strano, però ce l'ha un senso. Dai. Intanto io più uccido più divento forte. Finché non raggiungo il capo, più uccido divento forte. Chi ha il terzo fistula? Ciao. Fistula è un po' strano per me perché permette di fare cose un po' strane. Perfetto. Perché praticamente si sdoppiava, faceva cose, mi spawnava ragni quando le singole parti morivano, però poi mi metteva in rischio con le singole parti perché non riuscivo bene a prevedere dove sarebbero andate a finire. Dai. Perfetto.
Lei potesse alzare la testolina, por favore? Grazie. Anche tu, grazie 2. Questi non li posso raccogliere, quindi significa che sono full vita. Da questo punto in poi non mi dispiacerebbe più prendere parti con Satana, visto che sono riuscito a ottenere quello che mi interessava. Dannazione, ho preso danno. Però, proprio ovviamente, visto che sto prendendo danno a Gogo, non credo che troverò parti con Satana. Dai. Perfetto, Golden Key qui è un po' inutile, però vabbè. Muori, muori, muori. Ecco, questa stanza probabilmente la trovo più fastidiosa di tante altre stanze. Perché Polyphemus, Polycephalus, con una stanza piccola e senza altri nemici da uccidere, è un po' la nemesi di questa build che ho creato. Si può parlare di build? Allora, facciamo una cosa. Tu salti in aria. Aumento le chance del patto? Sì. Speriamo di riuscire a mantenere le cose e via. Il cavia senza testa? Problema. Cavia senza testa perché è un problema? Perché di fatto. Allora, innanzitutto spengiamo sto fuoco che mi può sparare. Dicevo, il cavia senza testa è un problema perché. Non spona niente. Penso che tutti i vari cavalieri dell'Apocalisse è l'unico che non spona assolutamente niente. Non mi dispiacerebbe ammazzarlo. Ecco. Sono riuscito a uccidere una delle due parti, meglio di niente. E ovviamente mi droppa il suo pony che non mi interessa. Si scende con lo Yamart. Utero 2. Allora. Gradirei uccidere prima tipo te. Anche se in realtà ho ucciso tutto e ho ottenuto una marea di ragni. Voglio fare un test. Perché ho una barriera? Ah, penso sia l'effetto della cosa celtica. Perché sto facendo tutto questo? Qualcuno potrebbe chiedersi. Sto facendo tutto questo perché voglio ottenere un oggetto che si può ottenere dalla Blood Donation Machine. A parte devo fare saltitania questo e questo. Ok, torno una volta che ho ricaricato un po' la vita, perché così va bene che sono abbastanza forte, però non voglio rischiarmela più di tanto. Sono anche abbastanza codardo. Dopotutto, no? Sì, morite. Più forti. Perfetto. Avete notato la differenza tra il primo ucciso e l'ultimo? Proprio dal punto di vista di quanto ci ho messo a ucciderlo. Ok. Niente batterie, purtroppo. Però la placenta ci mette un po' di suo per farmi curare, quindi va bene, tutto sommato. Credo che insisterò un altro pochettino anche con la. Dov'è? Buono. Dicevo, credo che insisterò anche un altro pochettino con la Blood Donation Machine, però non è una mia priorità in questo momento. Volevo solo ottenere la sacca di sangue che può dare a volte come ricompensa. Andiamo dove? Qua? Ecco, gli occhi laser. Gli arci nemici, ovviamente. Perfetto, tutti morti. Però io ho preso danno. 2 danni per essere più preciso. Anche se in realtà, grazie al fatto che il Whopper è come se ne avessi preso uno normale nella zona. Dai. Ok. Si ritorna dove era la Blood Donation Machine e si ripete un pochettino il processo. Non ho trovato quello che volevo, io volevo l'altro oggetto della Donation Machine, non questo. E quindi si continua e basta. Dai.
Dai, anche quando me lo uccidono loro, io guadagno comunque più potere. Certo, avrei preferito non prendere danno, no? Per ottenere questo potere extra, però. Tanto ormai il patto ce lo siamo belli che giocati da parecchio. Anche se in realtà continua ad avere quella percentuale diversa da zero lì sotto. Muori. Muori. L'hanno preso. Lì dentro non ci potrò mai entrare perché va bene voler fare cose, però portarsi a uno di vita per entrare là dentro con questo setup non credo sia il caso. Anche se forse potrei ora vabbè, potevo andare a due usando poi Yamaha. E sì, qua si vivono abbastanza velocemente, cosa che io spesso non faccio. Potete ammazzare il. Oh. Infatti alla fine ho preso danno, no? Come si suol dire, uno pratica bene e razzola male. Come cacchio. Ah, ok, perché c'era rimasto ancora quello in vita. Anche qua posso entrare prendendo solo metà del danno di solito necessario. Perfetto. Muori. Non so perché sono rimasto in silenzio per non farmi sgamare dal mio doppio, però non ha molto senso come cosa. Ma va bene. Le cose stupide si fanno, in fin dei conti. Le cose no sense. Ho trovato il boss. Quantomeno. Meno male, vediamo. 1, 2 e penso sia inutile andare giù, andiamo su. Ah, i trips già, me l'avevo dimenticato. Pensavo di essere più su in realtà. Dai. A saperlo, cioè ricordarmelo, e a saperlo in teoria lo dovevo sapere. Avrei. Bravo. Fai uscire il trip serio. Dico, a saperlo avrei fatto l'altra stanza per ricaricarmi almeno l'oggettino. E avere praticamente due colpi di sicurezza in più. Muori, 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 muori. Eclipse, muori, muori. E teratoma, no, eh. Ma mica per altro, perché, ecco. Perché mi confondo con lo schermo piccolo, rimpicciolito, teratoma e fistola sono un problema. Soprattutto mentre si cerca di scappare a Eclipse. Però vabbè, Eclipse che gliene frega. Lui basta che fa il fighetto. E infatti. Allora, abbiamo detto ramo satanico, quindi di qua. Tanto 44 centesimi, me ne sono accorto tipo solo adesso. Io dovrei avere. Però vorrei avere un danno base un po' più alto. Senza offesa, però. Il fatto che all'inizio. Il primo nemico della stanza sia veramente ostico mi dà un parecchio fastidio. Soprattutto se poi devo andare a fare The Lamb, che come voi sapete è singolo, non ha vari altri. Non ha altri supporti, ecco. Quello muore tanto. Cuore nero. Dai. Cioè, Satana in sé è facile. Perché prima di combatterlo ci sono 3-4 supporti, quindi. Mega Satana pure. In teoria, se continua a buttarmi giù roba, arriva a 10 di danno praticamente. E lui butta giù roba pure, nostra sfortuna. Dai. Perfetto. Top claps, raddoppia le bombe, mi va bene, mi va molto bene. Sto cercando di ucciderli prima che loro. Stato accertata. E si continua ad andare. Beh, perché non muori sulle fiamme come fanno tutti? Sei troppo alternativo? Quanto pare sì. Continuiamo a salire. Dai. Senti, teste dei cavalieri. Bravo. Allora, questo dovrebbe far spawnare altri ragni, ma non mi ricordo quali sono i prerequisiti per farli arrivare. Quindi nel dubbio lo prendo e poi vedo se succede qualcosa di interessante. Un
altro è andato. Preso un altro danno, ovviamente. Ole. Ah, mi sembra di aver finito la stanza. Perfetto. E ti pareva ci stanno anche quelli rossi? Questi cosi? I fantasmini rossi? Dai. Perfetto. Purtroppo non posso prendere quel forziere. Dai. Allora, un momento. Vieni qua. Infested, va bene. Qua dentro c'è una troll bomb. Vabbè. In realtà non so perché scappo così in fretta da... 1 2. Two of clubs, raddoppiamo ancora le bombe. La mia speranza era portarmene via almeno uno o due di quelli. Insieme a magari rivelare eventuali... Ah, qualcuno se lo sono portato via allora. Perché se ne ho dovuto uccidere uno soltanto. La matematica non è un'opinione, ne erano almeno tre. E Vrat. Dai. Ira dei sette peccati capitali. Fammi vedere che sai fare. Anche se sei quello un po' più sfigato del gruppo, eh. Muori, tanto muori prima di arrivare da me. Due bombe e una pillola che non voglio. L'avevo confusa con con Infestation. Ok. Cosa c'è qua dentro? Wheel of Fortune e The Magician. Wheel of Fortune cosa mi spawna? Ecco, mi spawna una bella macchina delle previsioni. Fedet Polaroid non mi interessa. Quello forse. 40 centesimi da regalare. Ok, il bottino ammonta a 3 cuori di fede. Il cancro. Death, The Sun, può essere molto figo. Un altro The Sun. Allora, facciamo una cosa. Dov'è? No, c'è quell'altro. Mi sono perso un tarocco. Allora, Death. E lo usiamo per togliercelo dalle scatole. The Sun, The Magician. The World, che era quello che volevo usare. Mi porto un The Sun e il cancro. Perfetto. Poi tornerò a prendere un altro The Sun una volta sconfitto questo. Mi sei preso danno, ciccia. Mi sono preso danno. The Sun lo tengo ovviamente per usarlo come cura di massa. In caso di massa. Come cura totale, se dovesse mai servire. Ok. Da che lato vanno? Vabbè, ho già sprecato una bomba. Mori, 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 mori te. Dai. Un po' più veloce magari. Ah, ovviamente io spero di non doverlo usare il The Sun, però se dovesse servire. Perché no? Ok, soldi e chiavi. Si va avanti. Perfetto. Dai. Perfetto. Allora, una bomba qui, una bomba qua. E si va avanti. Ovviamente. Perfetto, li ho uccisi non nella maniera in cui volevo, però l'importante è che siano morti, no? Quindi. The Fallen. Magari perché non muori in maniera un po' più veloce? Dandomi una manina. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Non sono preoccupato per il fight, ci vorrei prendere danno qualcosa come 20 volte per morire.
quindi sto proprio tranquillissimo per quello. Però, altresì vorrei evitare... Come sto messo a livello di... No. Come sto messo a livello di danno? Non ho ancora cappato il danno? Sì, bravo. Stai lì. Fai il tuo lavoro. Tanto non so se ve l'ho mai detto, ma io considero più pericolosa la seconda fase di Sana. Questo è vero. E il resto. Dai, dai, dai. È andato. Non era andato. Terza fase. A me non mi dispiacerebbe uccidere sto coso per avere ancora più danno. E infatti, sto vicino al cap del danno, credo, perché il cap del danno, se non mi ricordo male, era 10 e qualcosa. Poi se glielo faccio saltare in aria, sti aggeggini, sono ancora più contento. Non credo abbiano capito quanto me ne freghi del prendere danno. Morto. Ora. So che è una cosa orribile. Va bene. Facciamo così e via. Sì. Si va oltre. Giusto. Ho avuto un momento che pensavo di aver sbagliato. Uno, due. Questo è The Body, no? Sono altri cuori di vita. Non mi interessa uccidere lui perché ho già la chiave. Quindi ce ne andiamo. Perfetto. Ora devo trovare prima. Come cacchio si chiama? The Lamb. Simpaticissimo The Lamb. Andato. Loki, muori anche tu per favore. Così possiamo andare oltre. Cioè, neanche a volerlo riuscivo a uccidergli la mosca mentre si passava vicino alla mia bomba. The Gate, ma ciao. Tu per me sei un pochettino un rischio, devo essere sincero. Mi preoccupi leggermente. Infatti, si è visto che ho preso danno. Non so veramente come affrontarti, visto che sei più o meno la nemesi di cui parlavo prima. Avete presente? Quando ho detto mob che non spawnano niente, che quindi e belli tosti singolarmente. Ecco. Quello è più o meno uno specchietto del problema che potremmo avere affrontando The Lamb. Sono quasi tentato di fare Mega Satana e a dimenticarmi The Lamb, però quello vorrebbe dire che ci devo tornare un'altra volta per The Lamb. E non va bene. Dai. Questo non va molto bene. E si va avanti. Questi sono decisamente più affrontabili. Stanze con più nemici. Non c'è nessuno. Stavo andando a cercare il vuoto. E si va sotto. Ma qua qualcosa ha ucciso nel mucchio? Perfetto. Go, go. E anche questa è andata. Dollar Bill. Adesso le mie lacrime hanno effetti casuali, più o meno. Entro certi limiti. Non capivo perché non sparava. Dai. Adesso ho l'effetto di Firemind. Che può fare esplodere le cose, quindi non dovrei stare vicino a quelli a cui sparo. Fa niente. Cuore di fede. Ho cappato la vita. Non so quanto questa durerà, però ho cappato la vita. Three shot con Firemind. Proprio della serie orgasmico. Andiamo. The Richard. Sì, amo i ragnetti. Con questo, con Blasty Blood, amo i ragnetti. Visto che praticamente sono aumenti di danno gratis. Dai, muori. Perfetto. Una ricarica, non mi interessa adesso. Vabbè, poi... Adesso abbiamo l'effetto del fluido tossico, praticamente, che quando... Non ce l'abbiamo più. Però che lasciava il creep dove coltivavamo con le lacrime. Il maledetto unicorn. Lo prendo tanto per riposarlo. Dai. Anche se in caso avessi una cosa tipo il coltello di mamma o simili,
Ma il Unicorn mi dimentico sempre, ma è una bestia immensa. Dai. Che si colpisce? Colpisce adesso che abbia l'effetto velenoso? No, l'effetto velenoso, l'effetto che lascia il crit velenoso. Falci di morte. Quelli sì che sarebbe un bel power up da avere con Lasty Blood. Colpisco una marea di nemici con un colpo solo, più o meno. Muori tu. Olè. E ho perso tutti quanti quelli di fede che avevo. Me ne farò una ragione, però un pochettino mi secca. Doppio mostro 2? Seriously? E adesso abbiamo l'effetto di number 1, quindi le mie lacrime sono molto più veloci. Le mie tears era tipo a 8 prima. No, ora è 8, prima sarà stata tipo a 4. Dai. Per favore, ammazzali. E vabbè. Ho usato l'oggetto, non dovevo perché c'era un cuore sopra, però. Fa niente. Il D4 e il D6, momento. Il D6 mi permette di rirollare. Dov'era? Ecco. Così abbiamo anche le lacrime velenose. Il D6 credo che lo ricarico e lo ripoggio lì. Può sempre tornare comodo. Sempre. Ecco, avere le lacrime velenose non è un malaccio. Danno, lo sapevo che l'avevo preso. Prima o poi. Perfetto, uno è andato. Tra l'altro questo significa che il secondo cadrà più in fretta. Oltre al fatto che in teoria non dovrei farmi incastrare dai loro proiettili, visto che uno dei due è andato. Dai. Per favore, morite, morite, morite. E ci arrivo da qua giù? Ok, tanto ormai mi sei entrato in azione l'effetto della. Eh no, così no. Morite, mori, mori, mori. Non è morto nessuno. Possibile. Sono riuscito a lisciare il tutto il mondo, ovviamente. Ma bravo, bravo Yata, bravo. Se ne muore uno cominciano a morire tutti quanti. Però deve morire prima. Ecco che il danno cresce. Qui avrei dovuto focalizzarmi su uno, però non. Dopo il primo salto cominciavo a perdere di vista chi era il primo, chi era il secondo. Oh, Regman, ciao. Ecco, bravo, beccatevi il bel creep, fin tanto che ce l'ho, prima che cambio. Prima che il power up cambi. Uno è andato e l'altro è andato pure. Olè. Perfetto. Dai che si continua. Ecco, beh, questa è la stanza perfetta. Quasi. Tanti piccoli nemici che vengono falciati progressivamente. Spawnano roba, mi fanno aumentare il danno e via. Questa è un po' meno perfetta perché i nemici mentre muoiono si fanno saltare in aria addosso a me. La uso a buffo perché tanto poi non la potrò mai applicare. Però posso rirollarla col D6. Che sta lì apposta. Non sta lì, sta qui apposta. Magari ci scappa fuori qualcosa di più figo. Non so cosa, però qualcosa di figo può capitare. Mi spiace per la lunghezza della run, però. Capita? No. Capita un corno, quello non lo voglio nemmeno morto, quell'oggetto. Lo detesto profondamente. La ghigliottina. Scendiamo da di qua. Giusto per variare? Ok, adesso ho 6 di tears. Vedete quanto si sente? La velocità aumentata. Dai. Bravi. Sì, bravo, bravo. Uccidi. Ecco, Fate Reward è un grandissimo power-up. Questo mi piace. Fate Reward emula, con i suoi parametri, che ora mi sfugge quali siano, le nostre caratteristiche. Mi pare però che spara più velocemente. No, spara con la metà del nostro rate, ma facendo più danno. O una cosa del genere. Uno è andato. E l'altro arriva. Dai. Dai, oscuro. È riuscito a farmi danno alla fine, eh. Scherzando e ridendo, è riuscito comunque a farmi danno.
Quel simpaticone. Nada. E o qui si riallacciano le cose. Ecco. Oppure un vicolo. Oppure potevo risparmiarmela tranquillamente come strada. Dai. Perfetto. Andai tutte e due. Veloce e pulito. Più o meno. A parte le esplosioni e il sangue, ma quello c'è sempre. Mi stavo strozzando non so come. Però vabbè, fa niente. Dry. Dry? Tra l'altro sto inventando nuove parole. Bisogna notarlo. Bisogna far presente questo dettaglio. È vero, i Dark One possono sparare il Brimstone verso il basso. Me lo dimentico ogni volta. Uno è andato e l'altro è andato. Circa. Sì. Ora, capiamoci un attimo. Ricarica e si va. Allora, io vorrei non usare contro The Lamb la mia... il mio The Sun. Però se dovesse succedere lo uso. Non mi fa più questi problemi. Boh, io spero che quando si divida me lo conto come uccisione di un mostro. Lo spawn degli altri due. Però non sono sicuro che andrà così. Danno preso. Dai 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 dai. Credo me l'abbia contato in realtà. Ah, ma spawna delle mosche. Me l'ero dimenticato il fatto delle mosche. Ringrazio quelle mosche per la mia vittoria in caso. Perché ovviamente è loro che devo ringraziare realmente. Sì sì, non mi interessano sti piccoli danni, devo essere sincero. Soprattutto quando ho lo scudo. Dai. Sì, prendetela con comodo, non è un grosso problema. Tanto quanto mi hai tolto? Due cuori? Due cuori e mezzo? Ho due cuori sulla mappa. Non me ne frega più di tanto. Mi spiace più per il tuo amor proprio, per quello che dobbiamo essere sinceri. È morto. Non ho sbloccato assolutamente nulla, però è morto. Ora. Sì, c'ho esattamente tre cuori. E adesso, Maggie contro un Mega Satana. Allora, io non so perché ho già 12 di danno, devo essere sincero. Probabilmente a causa, infatti dicevo, è a causa delle Rainbow Tears e mi hanno messo un qualche effetto figo. Vorrei rompere prima le mani a Mega Satana, perché così facendo poi ottengo la capacità, più o meno, che non è la capacità, comunque incomincio a ottenere aumenti di danno. Dai. Quanto avete di vita, scusa, manine? Ah, uno è andato. Non mi sembra che abbia aumentato il danno, però. Quindi forse è il caso di concentrarsi unicamente sul far danno al testone di Mega Satana. Ah no, ok. Ho preso troppo danno. Davvero troppo danno tutto assieme. Ok. E il mio danno però è troppo... Perché si sta comportando così? La mano non mi ricordavo arrivasse fino a qua giù, Che gli sta a prendere? Non dico di essere un grandissimo esperto di Mega Satana, ma... L'ho combattuto parecchie volte con The Lost. Anche se forse era semplicemente io che andavo troppo sul veloce. Perché magari andavo... Facevo uscire subito da una fase e entrare nell'altra. Dai. Credo tra l'altro di aver cappato il danno. No, prima te. Sei quello più pericoloso. Ecco, lo sapevo, prendevo danno. Capiamoci, non mi sento ancora in pericolo contando col The Sun. E contando che comunque scherzando ridendo ho 7 cuori e il Woofer, quindi vuol dire che devo essere colpito 14 volte per morire. Però la tredicesima userò ovviamente il The Sun. Capiamoci, in realtà non voglio arrivare così... Essere così disperato. Però potenzialmente potrebbe succedere. Dai. Ho sentito il rumore. Un momento. Ah sì, ok. Mi era venuto il dubbio che se avevo sbagliato percorso. No, ho preso il percorso giusto.
arrivano. Ok, super. Super Envy. Che tra l'altro non riesco a colpire come si deve. Ah, ora che ci penso è capace che le mani mi seguivano perché ho le Magnetic Fears. Forse è per quello. Dai. Sì, sì, sì. Prendi i tuoi tempi. Sia Super Envy. Super Slust. Sto cominciando a confondere per carica vitale. Che Super Ira. Meglio dirmi in italiano, credo. Sì. Ok, ha danneggiato tutti. Mi va bene uguale in realtà. Non mi dispiace più tanto. Andato. Super Lord. Super Le. No, ok. Facciamo che non li nomino per oggi, perché mi sto veramente rimbambendo a dire i nomi. Allora, mi va bene anche prendere danno. Mi va bene tutto, purché tu muori. Molto gentilmente. E lo sapevo che prendevo danno. Inizio a essere in zona pericolo se non avessi il design, si intende. Sarà anche che l'ho presa un po' a cazzerare, visto che non ho il design. Che ho il design? Può essere. Non capisco che lacrime abbia adesso io. Vabbè, facciamo conto che sono comunque le lacrime che devo spaccare il culo al nemico. Sono più grandi di quanto dovrebbero essere, ma vabbè, ciccia. Quando si ha le Rainbow Tears penso sia anche normale. Che ogni tanto non si capisce cosa si ha precisamente. Dai. A me non dispiacerebbe se tu morissi tipo ora. Perfetto. Dai. Dai Mega Satana. Non fare l'infame, muori. Tanto ti raggiungo da qua, no? Ok. Sta andando tutto quanto abbastanza bene. Mi rimangono ancora 4 cuori, che sono decentemente abbastanza. Sono 8 colpi, praticamente è come se fossi... Cioè, adesso voi immaginate se avessi il doppio della vita. Quello è quello che... come starei messo se non avessi il... se non avessi l'Ufer. Allora... ah, abbiamo lacrime rimbalzine? No, eh. Quelle mi seccano abbastanza. E vabbè, ho preso danno, lo so. Proprio che io continuo a fargli danno. Perché i ragni non lo stanno colpendo? La cosa non mi piace. Ok, penso che un pattern qui dentro... non mi colpiscono da qua? Perfetto. Mi colpiscono. Vabbè, il pensiero ci stava. Cioè, l'idea ci stava. Dai, muori. Se riesco a ucciderlo... diciamo, la vincerlo, si vince. La mia sfida è più che altro vincerlo senza dover usare The Sun. E ci sono riuscito. Abbiamo sbloccato Maggie's Fate, che è apparsa nel basement, e Red Baby, sempre nel basement. Bene ragazzi, questa lunga run è terminata con Maggie, quindi adesso ci manca soltanto Ash, che vabbè, torneremo a usare Maggie una prossima volta, non proprio la prossima, più in là. Come al solito, se il video vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace, iscrivervi al canale se non lo siete, e a condividerlo soprattutto con gli amici che possono apprezzarlo, e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!